Occhio al personaggio. Carissimi amici di Radio No Frontiere di Parole in Libertà, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando ed anche da Federico Mancini, ben ritrovati cari amici parolesi, ben trovati a questa puntata nuova di Parole in Libertà. Allora, abbiamo due motivi per esultare e per essere felici. Il primo è perché abbiamo un festeggiato d'eccezione oggi. Il festeggiato d'eccezione è, oltre ad essere, diciamo, santo per questa giornata, ci parlerà del suo nuovo disco, nuovissimo disco, che si chiama Nuova Giantourco. Lui è Francesco Di Bella. Ciao Francesco! Ciao a tutti, come Ciao va? Francesco. Allora, caro Francesco, mi dicevi a microfoni spenti che stavi lavorando alacremente per questo nuovo disco, fra anche, diciamo, questa giornata estremamente speciale per te. A proposito, ma com'è Nuova Gianturco? Che emozione ti sta dando? Vabbè, insomma, sono molto contento di portare un po' l'idea della pizzeria che rinasce, no? Nelle canzoni, quindi in questo titolo, in questo album che è molto evocativo, perché effettivamente, insomma, io già in passato percorrevo le strade, diciamo, di Gianturco, anche un po' cercando quello che comunque, insomma, appunto ci può essere di bello in periferia, in particolare, insomma, quel quartiere là, generato il centro sociale, Officina 99, che poi ha Certo, influenzato certo. le tre generazioni. Quindi è un discorso che parte un po' da là, che però chiaramente si estende a tutte le periferie di Napoli, della Certo. Campania, dell'Italia e del mondo, insomma. È proprio l'idea che le città come modello di sviluppo comunque devono prendere in considerazione innanzitutto quello di sistemare tutto quello che c'è intorno. Eh beh, assolutamente sì. Ti faccio una domanda e poi chiaramente te la faccio fare anche dal buon Federico che è qui accanto a me. Volevo chiederti, ammesso che ce ne sia una, e questa diciamo, è una domanda che si fa spesso all'intervistato, qual è la collaborazione che ti è piaciuta di più all'interno di questo disco? I fan hanno avuto già modo di ascoltare Neffa, ma non è l'unica collaborazione. È vero, sì, diciamo, ci sono questi tre momenti in cui, insomma, appunto, canto con altri vocalist, e oltre a me, poi c'è Luca Persico di 99 Posse, con tutti i 99 Posse, Ottimo. per questo brano che si chiama Aziz, e poi ci sono Claudio Domestico e Dario Sanzone di Foia per Brigante Simone. Voglio dire che comunque tutti i pezzi, insomma, tutti questi featuring rispondevano a una precisa esigenza interpretativa, e quindi l'idea che comunque, insomma, mi ero fatto di quel brano, in particolare, appunto, insomma, Brigante Simone, che è una rilettura di questo classico, chiaramente, insomma, di musica nova, di Carlo Canzoni e di Eugenio Bennato. Mi piaceva proprio, visto che è una canzone che si cantava tantissimo anche negli anni 90, con tutto il centro storico a Napoli, Ecco. Piazza San Domenico Maggiore, eccetera. Oggi si canta un po' di meno per la strada, quindi è bello, secondo me, farle fare, diciamo, un ulteriore passo avanti di generazione in generazione. Eh beh, assolutamente vero quello che dici. C'è qui Federico Mancini che ha una curiosità per te, caro Francesco. Sì, volevo chiedere a Francesco, innanzitutto chiaramente gli facciamo gli auguri per il suo onomastico e quindi volevo chiedere queste esperienze, diciamo, dei tue dirette con il pubblico in questi contesti particolari, come le vivi e come le trova, ecco. Pensi che bisogna ritrovare un attimino il contatto col pubblico anziché trovare quei vecchi palcoscenici che è giusto che accolgono molte persone, però anche le piccole dimensioni a volte danno la sensazione della piacevolezza delle proprie canzoni. Ecco, come trovi tu, diciamo, un ritorno ai vecchi locali dove i cantanti, prima di essere famosi, diciamo, hanno bazzicato nel passato? Sì, mi trovo d'accordo con te, assolutamente. Io sicuramente, voglio dire, mi trovo molto a mio agio nei piccoli club, da dove, insomma, ho un po' ricominciato con queste ballate in acustico. E sicuramente
ho riscontrato che più piccolo il club, chiaramente più confidenziale e intima si diventa poi la situazione, mi sono d'accordo con te. Francesco, sì, c'ho un'ultima curiosità per te. Questo è un disco che sicuramente piacerà al pubblico, ma chi ti seguiva anche ai tempi dei 24 Grani, credo che questa cosa te l'avranno chiesta in tanti, ma com'è effettivamente passare da un gruppo comunque anche portato al successo da te a fare un'esperienza da solista? No, vabbè, è chiaro che stiamo parlando di un gruppo insomma, che è stato insieme per ben 18 anni, nei quali insomma, appunto, ho pubblicato circa 8 album, quindi c'è stato, insomma, è stata un'esperienza incredibile, bellissima. Poi è chiaro che ogni tanto nella vita capita di dover voltare pagina e questo si fa sempre con un grande entusiasmo. Infatti, appunto, insomma, anche nel disco, insomma, trapela questo spirito nuovo, questo spirito di rinnovamento. Questo non è cosa da poco, effettivamente. Francesco, io voglio ringraziarti. Beh, chiaramente il consiglio che dobbiamo dare ai nostri ascoltatori, ammesso che ce ne sia bisogno, è quello che chiaramente di acquistare il nuovo disco, che facciamo una sorta di televendita. Però, diciamo, dai, Francesco, tu assieme appunto in passato con i tuoi 24 grana, ma anche ora, chiaramente, diciamo, chi va a acquistare un tuo prodotto, secondo me, va a colpo sicuro. Io ti ringrazio, insomma, esistono tanti modi chiaramente per supportare artisti come me, e quindi dai dischi alle esibizioni dal vivo, insomma, è un circuito che comunque, insomma, penso sia sempre in gran fermento, quindi consiglio appunto a chi piace di supportare non soltanto me, ma appunto comprando dischi, andando ai concerti, tutta la scena musicale italiana. Un'ultimissima cosa, ma dove ti possiamo trovare? Ecco, diciamo, per il disco, cioè c'è già un tour che inizierà a breve o ancora è tutto in via di definizione? Intanto il 13 dal Serraglio di Milano, il 14 al Bonk di Roma, e poi aggiornerò via via sulla mia pagina Facebook Francesca Di Bella Official tutte le nuove date del tour che si aggiungeranno. Ti aspettiamo anche a Napoli, chiaramente. Assolutamente. Ciao, Francesco, non mi trazziamo. grazie di cuore e buon Grazie. proseguo, e di nuovo, chiaramente, auguri. Grazie, grazie, buona nuova giornata a tutti. Ciao. Ciao.